La storia non è una scienza esatta. Non è scolpita nella pietra. Con il passare del tempo, la nostra comprensione del passato cresce e si evolve. Ma le idee che ci vengono trasmesse ci condizionano e le prime impressioni sono difficili da cambiare. Per arrivare alla verità storica, a volte dobbiamo mettere da parte le nostre certezze e guardare le cose da un'altra prospettiva. I posteri hanno incoronato Mao Zedong come il grande architetto della Cina moderna. Ma è veramente così? Il 1 ottobre 1949 la Cina volta la pagina del suo passato. Dopo lunghi anni di lotta rivoluzionaria, Mao Zedong diventerà il capo di Stato del paese. Nella capitale tutti aspettano con fervore la proclamazione. Salendo al potere, Mao ha un unico obiettivo, un'unica idea, un'unica passione. Restituire alla Cina il suo potere leggendario per riportarla alla sua gloria perduta. Il Regno di Mezzo, come è conosciuta la Cina, ha un messaggio per il mondo intero. Questo è l'anno zero della Cina moderna. La Cina si è svegliata, ma non è ancora il momento di festeggiare. L'esercito di Mao deve mostrare il suo spirito. La guerra civile che devasta il paese da 20 anni non è ancora stata vinta. Molte regioni sono nelle mani dei nazionalisti e del loro leader, Chiang Kai-shek. Sulla strada per Sichuan, un certo Deng Xiaoping, primo segretario del Dipartimento del Sud-Ovest, è pronto a riabbracciare le armi. Deng Xiaoping è stato vicino a Mao sin dall'inizio. Condivide il sogno di Mao e Mao, a sua volta, si fida completamente di lui. È solo un amministratore di basso rango senza molta influenza, ma il suo destino sarà quello di trasformare la Cina ancora di più del suo mentore. Per ora la sua missione è conquistare le città dove sono trincerate le ultime truppe nemiche e massacrarle senza pietà. Per anni i comunisti militanti sono stati bersaglio di terribili violenze. L'avversario non mostra pietà e li caccia a sangue freddo. Ma invano, perché i soldati di Mao non si arrendono mai e prevalgono sempre. Vinto, Chiang Kai-shek cerca rifugio sull'isola di Taiwan, insieme a 2 milioni di suoi combattenti.
Per Deng Xiaoping e i suoi compagni è una vittoria assoluta. Nella primavera del 1950, la Cina continentale è nelle mani di Mao. In pochi giorni ha sradicato il suo passato. Tutto ciò che ricorda il vecchio regime viene sistematicamente distrutto. Per 450 milioni di cinesi ha inizio una nuova era piena di speranza e rinnovamento. Ma non sarà così facile. Perché questa immensa Cina che Mao ha ereditato è miserabile, arcaica e poco equipaggiata. Quasi nessuna fabbrica, nessun ponte, nessuna strada asfaltata. I contadini, che sono il 95% della popolazione, coltivano la terra con attrezzi antichi. Sono sfruttati spudoratamente, ridotti come bestie da soma e senza alcun diritto. Per ottenere il loro sostegno, Mao promette terreni e mantiene la sua parola. Immediatamente gli puntano il dito contro. I proprietari terrieri sono tutti ora in balia dei dipendenti. Un film di propaganda mostra come trattarli, dal tribunale all'esecuzione. Le esecuzioni sono eseguite dagli stessi abitanti del villaggio, su richiesta di Mao. I contadini devono essere sempre coinvolti a mani nude se sono destinati ad aderire al nuovo ordine rivoluzionario. Le terre confiscate vengono suddivise in modo equo e ogni famiglia ottiene la sua quota sotto gli occhi del rappresentante locale del partito. Lontano dalle telecamere, il fedele Deng Xiaoping supervisiona centinaia di confische, senza scrupoli. Come risultato delle sue riforme agrarie, Mao Zedong suggella un'alleanza con i contadini. E il Partito Comunista fa tutto il possibile per farla funzionare. Mao dichiara: noi comunisti siamo come i semi e le persone sono il terreno. Ovunque andiamo dobbiamo unirci al popolo, mettere radici e fiorire. In men che non si dica, 19 milioni di militanti occupano tutta la campagna, un'area vasta quanto gli interi Stati Uniti. Ogni villaggio, ogni città, ogni blocco abitativo dà il suo sostegno. Le reti sono dispiegate per diffondere la parola e implementarla. Perché Mao vuole rendere di nuovo grande la Cina, a modo suo. E con mano ferma. Inizia il suo percorso isolandola dal resto del mondo. Come i suoi compatrioti, Mao è stato profondamente umiliato da un secolo di occupazione straniera. Dalla metà del XIX secolo, la Cina ha vissuto sotto un regime di concessione imposto dagli occidentali, che l'ha smembrata. Europei e americani se ne sono serviti per la loro ricchezza. Hanno derubato, disprezzato e corrotto i cinesi. Solo la metà dei cinesi è riuscita a ricavare da tutto questo un profitto. Ma adesso, l'antico regno di mezzo vuole la sua vendetta. D'ora in poi Mao intende proteggere il suo paese dal saccheggio, anzi, da ogni influenza esterna. Sogna la completa autonomia. La Cina chiude le porte. I residenti stranieri hanno paura. Uomini d'affari, funzionari, missionari stanno facendo tutti i bagagli. Ognuno di loro lascerà la Cina in fretta. Non torneranno mai più. Per l'Occidente è un affronto. Come rappresaglia, rifiutano di riconoscere il nuovo regime e danno il loro sostegno a Chiang Kai-shek.
D'ora in poi, Taiwan e i suoi 3 milioni di abitanti rappresenteranno la Cina all'ONU. Il paese con la più grande popolazione al mondo ottiene solo indifferenza. Mao è praticamente da solo e ha disperatamente bisogno di alleati. Ha molte difficoltà ad essere autonomo. Per la prima volta nella sua vita lascia la sua terra natale per 2 lunghi mesi. Per l'occasione rimpiazza il suo storico cappello con uno di pelliccia. Appena arrivato pronuncia le parole che gli permetteranno di guadagnare la fiducia dei sovietici. In realtà tutti i suoi elogi nascondono un profondo risentimento. Non si fida di Stalin poiché non lo ha sostenuto durante la guerra civile. Doversi affidare all'Unione Sovietica fa male soprattutto al suo orgoglio. Era determinato a trasformare la Cina da solo, quindi questa è una pillola amara da ingoiare. Il 14 febbraio del 50 viene finalmente firmato un trattato di mutuo soccorso. Il dado è tratto. La nuova Cina può finalmente decollare, ma con metodi e mezzi che dovranno soddisfare l'approvazione di Mosca. Immediatamente, migliaia di consulenti, ingegneri ed esperti attraversano il confine per aiutare Pechino nel lancio del primo piano quinquennale. Al centro del progetto c'è l'industria, un centinaio di fabbriche gigantesche, nel settore siderurgico, metallurgico e minerario. La Cina si sta modernizzando. Nelle campagne il collettivismo sta avanzando a dismisura. Le terre che erano state ridistribuite pochi mesi prima vengono requisite. Le piccole proprietà familiari sono solo un ricordo. Si passa a una grande cooperazione statale. Quasi 400 milioni di contadini sono diventati dipendenti dello Stato. Ed è Mao, anche lui ex contadino, il loro capo. L'economia cinese si sta trasformando. Per Deng Xiaoping, che gestisce le cose nel sud del paese, le promesse del suo mentore sono state tutte onorate. Nel 1952 il suo zelo gli è valso una promozione. Ora sta scalando le fila, avvicinandosi al potere. E finisce nell'ufficio politico del partito. Fa parte di coloro che prendono le decisioni ed è sotto la supervisione quotidiana del grande leader. Non potrebbero essere più diversi a partire dall'altezza. Mao è un gigante alto più di 1,80 m, mentre Xiaoping è alto solo 1,50 m. Mao nel tempo libero è un poeta con una mente versatile e indisciplinata. Xiaoping è un maniaco del lavoro che adora le cifre e i documenti, ma formano una bella squadra. Mao apprezza la flessibilità di Xiaoping, la sua vivacità e la dedizione che Xiaoping concede al suo idolo è senza limiti. Ai suoi occhi Mao è il grande timoniere che guida la Cina verso la prosperità e la gloria. Mao lancia un altro grande progetto. Per 3.000 anni l'educazione in Cina è stata un privilegio solo dell'élite. Una manciata di cinesi privilegiati ha governato le masse analfabete. Mao ora decreta che un potere importante deve istruire il suo popolo. (Sussurra)
Tutto d'un tratto i giovani cinesi vengono portati a scuola. Per il regno di mezzo è una radicale, quasi genetica forma di evoluzione. Cavalcando adesso le sue prime riforme, il grande leader proclama: entro il 2001 e all'inizio del XXI secolo, la Cina sarà diventata un grande paese socialista industrializzato. Nel 1956 la sua autorità è all'apice. Sfidata in un primo momento da vari compagni, ora è diventata inattaccabile. Capo dello Stato, capo del partito, presidente della commissione militare. Il suo potere è illimitato e la sua parola è legge. Mao ordina a milioni di uomini e donne di realizzare le opere titaniche che faranno raggiungere alla Cina la gloria. Così costruiscono dighe colossali, vasti bacini artificiali e canali ovunque. Il primo ponte sullo Yangtze è l'orgoglio della nazione. Nei 4.000 anni della sua storia, la Cina non ha mai intrapreso un progetto così grande. Se la gente era entusiasta prima, ora è estasiata. Mao è fuori di sé, ma sta perdendo il senso delle proporzioni. E tutta questa adulazione di massa nasconde una dura realtà. La Cina vive sotto un regno di terrore. Qualsiasi dissidente, reale o immaginario, viene consegnato alla schiavitù e sottoposto al lavaggio del cervello per annullare qualsiasi spirito di opposizione. Dallo Xinjiang a Canton, da Jilin a Shanghai, la terra è costellata da più di 1.000 campi di lavoro forzato. Sotto il regno di Mao, 50 milioni di cinesi vi lavoreranno. Alla spada di Damocle che incombe su chiunque sia anche solo tentato di non essere d'accordo, vengono aggiunti picchetti per reprimere ogni dissidenza. Nel 57, quando gli uccelli vengono accusati di mangiare i raccolti, Mao ordina: fateli volare finché non cadono, e il suo popolo obbedisce. Ma il grande leader ha trascurato un particolare. Senza predatori, gli insetti si moltiplicano e proliferano ancora di più. L'anno seguente, i raccolti sono devastati. Al partito non dispiace filmare questa carneficina, ma le telecamere non registrano mentre milioni di cinesi accusati di essere antirivoluzionari vengono perseguitati, deportati e massacrati come animali nelle 5 campagne omicide che si svolgono tra il 1950 e il 1960. Deng Xiaoping, una volta ammesso nella macchina del potere, ne prende parte come un ingranaggio entusiasta. Il 4 ottobre del 57 Mao resta stupito dalla notizia del primo satellite che orbita attorno alla Terra. Un risultato tecnologico di cui i sovietici sono molto orgogliosi. Naturalmente, lo Sputnik è la stella delle celebrazioni della rivoluzione d'ottobre a Mosca. Il presidente cinese partecipa alla festa. Il successore di Stalin gli ha riservato un posto d'onore al suo fianco. Anche Deng Xiaoping è lì e si diverte. Mao però sembra più riservato. E lo è per un motivo. In questa grande sfilata non ci sono ritratti di Stalin. Khrushchev li ha proibiti da quando ha denunciato il dittatore e tutti i suoi crimini. Mao si arrabbia. Stalin è stato usato come capro espiatorio e lui potrebbe essere il prossimo.
per quanto riguarda i successi dell'Unione Sovietica, sono insopportabili. Sottolineano le debolezze della Cina e la sua assoluta dipendenza dal Cremlino. Ma all'improvviso il grande timoniere ha un'idea folle: superare i russi in ogni campo senza chiedere il loro aiuto. Quando Mao annuncia l'idea che ha in mente, Deng Xiaoping è il primo che viene a saperlo. E ha i suoi dubbi. Il loro paese è appena uscito dal Medioevo, non è in grado di chiudere i rapporti con Mosca. Tuttavia Mao è testardo. La Cina non ha capitali e tecnologia, ma ha una riserva davvero unica e inesauribile: milioni di braccia. Nella primavera del 58, l'imperatore rosso lancia una campagna senza precedenti per perseguire la sua ossessione. Il grande balzo in avanti. Da un giorno all'altro, le masse cinesi vengono militarizzate. I contadini vengono assegnati alle brigate raggruppate per comune. Lavorano a un ritmo frenetico, spronati con forza dal partito. La loro comune è responsabile per ogni individuo dalla culla alla tomba. I pranzi in famiglia sono vietati, devono mangiare ogni pasto alla mensa, che lo vogliano o meno. Entro 5 anni, Mao intende produrre il doppio dell'acciaio del Regno Unito. Ai cinesi viene ordinato di consegnare il vecchio ferro di scarto. Lavelli, attrezzi, forbici, ogni cosa. Bisogna sciogliere tutto. Mao dice loro di usare le forge dei fabbri del villaggio e di costruirne di nuove. In tutta la Cina appaiono improvvisamente delle fornaci e i membri del partito pressano gli abitanti dei villaggi per soddisfare le loro quote. I contadini lavorano di giorno e di notte, ma trascurano i loro campi. Non piantano neanche un seme. Ma è solo uno spreco. L'acciaio prodotto è di così scarsa qualità che è praticamente inutilizzabile. Ovviamente il raccolto non può che essere pessimo. Il cibo scarseggia e molti dei leader sono preoccupati. Un uomo si oppone alla politica del presidente Mao. Peng Dehuai, il ministro della difesa, lo avverte dei giorni bui che li attendono. E ne paga il prezzo. Mao non sopporta le critiche e quindi si infuria. Meglio rosso che esperto, grida. Un intero ufficio politico rimane sbalordito. Peng Dehuai viene politicamente liquidato. Deng Xiaoping non è presente, quindi non prende parte a questo linciaggio, ma si morde lo stesso la lingua e si mette in fila con i suoi compagni. Lo rimpiangerà per tutta la vita. E il grande balzo in avanti continua. Come previsto, il raccolto del 1959 è un disastro. Per i prossimi 2 anni il paese, già indebolito e disorganizzato, subisce i capricci del tempo. Nell'estate del 61 scoppia la carestia, la vera carestia. Arriva a uccidere tra i 15 e i 35 milioni di cinesi, in completo isolamento. Poiché la Cina ha innalzato una barriera impenetrabile intorno a sé e il regime ha imposto un blackout mediatico, ci vorranno 20 anni prima che questa triste verità venga fuori. Sembra che la stella rossa di Mao sia svanita. Agli inizi degli anni 60 la Cina è sull'orlo della fine. Il potere e la gloria tanto attesi rimangono un mero desiderio. Il grande uomo ha fallito. L'idolo aveva i piedi di argilla. Mao, sfidato dai suoi pari, accetta di riconoscere i suoi errori per la prima volta nella sua vita. All'esterno nulla è cambiato. Il grande timoniere è ancora al timone e i suoi compagni continuano a cantare le sue lodi.
Ma dietro le quinte, Deng Xiaoping è meno entusiasta. Mao lo preoccupa. È diventato imprevedibile. Come altri compagni del partito, preferirebbe Liu Shaoqi, un uomo più ragionevole. Mao finge di essere d'accordo. Rinuncia alla presidenza della Repubblica a favore dell'uomo con più voti. È un finto pensionamento che non inganna nessuno, perché mantiene lo stesso il vero potere, la presidenza del partito. Deng Xiaoping rimane molto cauto. Sa che Mao non si fermerà qui. Quindi ora è Liu Shaoqi che riceve tutte le delegazioni straniere con Deng Xiaoping. I due fanno del loro meglio per guarire le ferite del proprio paese. Il grande balzo viene dimenticato. Per 3 anni i cinesi possono respirare. Deng Xiaoping allenta la camicia di forza. Permette ai contadini di coltivare i loro terreni individuali e i raccolti prosperano. Concede l'organizzazione di mercati all'aperto ed elargisce degli aumenti. La vita quotidiana recupera la dolcezza di cui è stata privata. La domenica i cinesi possono fare delle passeggiate con la loro famiglia e affollano i negozi di libri perché ora possono leggere. Deng Xiaoping è un pragmatico. Un giorno al Political Bureau dichiara: a chi importa se un gatto è nero o bianco finché riesce a catturare i topi? In altre parole, a differenza di Mao, preferirebbe essere esperto che rosso. Nel frattempo, l'ex presidente non ha rinunciato alla vita politica. Al contrario, ha viaggiato in tutto il paese con il suo treno privato. Nelle città risparmiate dai disastri del grande balzo, la sua popolarità con i giovani è ancora intatta. Consegnando l'amministrazione a Shaoqi e Xiaoping, è diventato una specie di sfinge, le cui parole sono sacre. Dopo il fallimento del grande balzo, ha temporaneamente smesso di promettere potere ai cinesi. Adesso ha un'altra ossessione. Vuole che Pechino soppianti Mosca nei cuori e nelle menti dei rivoluzionari di tutto il mondo. E per farlo ha un piano. Il 16 luglio 1966 Mao appare di nuovo. Per più di 2 ore nuota serenamente nello Yangtze, il fiume blu, circondato da molti giovani. Il grande timoniere invia un messaggio a tutti i giovani cinesi. Conta su di loro per continuare la lotta contro tutti quelli che hanno abbandonato i propri ideali. La grande rivoluzione culturale proletaria è appena iniziata. Senza discutere, studenti e scolari si iscrivono in milioni a una nuova organizzazione, la Guardia Rossa. Mao li trasformerà in un'arma di distruzione di massa. Fornisce a tutte le folle ammirate un piccolo libro che raccoglie le sue più grandi citazioni. Il libretto rosso diventa la Bibbia della Guardia Rossa. Mao li adula. Egli indica abilmente un bersaglio molto preciso. Il Partito Comunista Cinese è pieno di traditori che vogliono riportare il capitalismo. Vanno smascherati.
Mao non fa nomi, ma il suo slogan, bombardare il quartier generale, è un invito a colpire alla testa. La fanatica Guardia Rossa obbedisce. I leader comunisti, grandi e piccoli, sono alla loro mercé. In migliaia vengono così arrestati, picchiati, torturati e umiliati in piazze che tremano sotto ai ruggiti di una folla vendicativa. I due leader più importanti del paese cadono immediatamente. Liu Shaoqi, il presidente della Repubblica, morirà a causa dei maltrattamenti. Il destino di Deng Xiaoping è meno crudele. Viene esiliato in una zona remota dove lavora riparando dei trattori. Sui manifesti che denunciavano la coppia rinnegata, il gatto di cui Deng Xiaoping parlava imprudentemente riappare. Mao non è uno che perdona e dimentica. I pragmatici, i realisti, gli incerti devono stare attenti. Ora tutta la Cina è attanagliata da convulsioni e disastri che Mao incoraggia. Questo è il caos che torna al potere. In tutto il mondo, queste immagini del guru circondato da folle estasiate fanno di lui un'icona pop. La stampa francese intervista alcuni studenti che si rivelano grandi fan. Nous avons une confiance très profonde, absolue, en notre parti et le président Mao. Vous ne pensez pas qu'il pourrait se tromper, par exemple? Non, jamais, jamais. Ils sont toujours, le parti et le président Mao sont toujours très corrects, justes, jamais. Sette anni dopo, la rivoluzione culturale ha ormai fatto il suo corso. Nella sua fabbrica di trattori, Deng Xiaoping testimonia le devastazioni causate dalla vanità di Mao. L'ortodossia maoista è diventata la norma e la legge che regola ogni momento della vita dei cinesi. I pensieri del presidente Mao sono onnipresenti. Sono in ogni incrocio, in ogni parco, in ogni stazione, in ogni fabbrica. È il trionfo della mentalità chiusa. Anche i rari visitatori occidentali autorizzati a entrare in Cina, molti dei quali simpatizzanti, sono estasiati. I nostri compagni cinesi hanno finalmente raggiunto le promesse del comunismo, dicono. L'uguaglianza completa delle classi, dei redditi e dei sessi è una realtà. Sono affascinati dalla frugalità dei cinesi, dall'assenza di annunci pubblicitari nelle strade. Per loro la Cina è un modello rivoluzionario. In realtà, però, dietro la facciata ottimista, la Cina è nel caos totale. Eliminando il partito, Mao ha distrutto la spina dorsale del paese. Per Deng Xiaoping è una catastrofe. La Cina ha perso tutta la classe dirigente che la stava indirizzando verso il progresso. I nuovi leader, scelti per la loro devozione al libretto rosso, sono spesso incompetenti. Le fabbriche vanno a rilento e la produzione è scarsa. Yes!
Purtroppo, la Cina sta morendo. Le università sono chiuse ormai da 3 anni. I 12 milioni di studenti che si sono uniti alla Guardia Rossa sono tornati in patria. Una volta rimesso Mao sul suo trono, erano diventati troppo pericolosi. Mao ha sempre diffidato degli intellettuali e degli esperti, e quindi se ne sbarazza. Lontano dai confini più remoti della Cina, milioni di giovani istruiti vivono adesso in uno stato di isolamento, povertà e di infinita noia. Anche nelle città le persone sono diventate apatiche. Ora l'euforia ha lasciato il posto alla rassegnazione. Nonostante tutti i loro sforzi, la grandezza che avevano sperato di ottenere sta diminuendo di giorno in giorno. Esiliata dietro il suo muro, la Cina ristagna. La repressione è drammatica. Durante la rivoluzione culturale, un centinaio di milioni di cinesi furono perseguitati e 3 milioni di loro morirono. A parte la caccia ai controrivoluzionari, il paese è in una situazione di stallo. Nel 1973 Deng Xiaoping torna sotto i riflettori. Nonostante le loro differenze, Mao decide di richiamarlo. Al suo ritorno a Pechino, Deng Xiaoping scopre che Mao sembra molto più vecchio. Ha difficoltà a parlare e non esce quasi mai. Però è ancora lucido e potente. Come un buon soldato, Deng Xiaoping zittisce le critiche sugli eccessi commessi durante i suoi anni di purgatorio. Ora il suo compito è quello di far uscire il paese dalla crisi, fingendo che sia tutto meraviglioso. Così la Cina intraprende una rivoluzione diplomatica. Nonostante la guerra in Vietnam, che gli americani hanno da lungo tempo biasimato, Deng Xiaoping raggiunge gli Stati Uniti. Nel 1974 visita la Francia, dove aveva vissuto da ragazzo. Dopodiché va a New York e all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È solo ora che la Cina di Mao si riprende il suo posto, che Taiwan aveva occupato dal 1949. Il suo viaggio gli permette di farsi nuovi amici. L'intenzione di Deng Xiaoping è aprire la Cina alla tecnologia e ai capitali stranieri. Ora si è liberato di tutti gli ormeggi ideologici. I pensieri del presidente Mao non lo ispirano più. Adesso è più colpito da Singapore. In una generazione lo stato della città del sud-ovest asiatico è passato da sottosviluppato a gigante economico, pur rimanendo una dittatura. Si offre a Deng Xiaoping come modello di prosperità per il suo paese. Ma i membri più radicali del suo regime, guidati dalla moglie di Mao, lo tengono d'occhio. Viene sospettato di revisionismo e non perdono mai l'occasione di riferire le sue mosse al presidente. Mao gli spiega: parli troppo della qualità della vita e non abbastanza della guerra tra classi. La vergogna incombe. Arriva nell'aprile del 1976. Sul letto di morte, Mao respinge Deng Xiaoping come un domestico. È il loro ultimo incontro. Il 9 settembre 1976, il grande timoniere muore. La radio riproduce musica appropriata senza sosta.
è interrotta solamente da regolari menzioni dell'autorità di nome Deng Xiaoping. Accusato di voler sperperare l'eredità di Mao, Deng Xiaoping è combattuto tra tristezza e risentimento. Il suo mentore non ha mantenuto le promesse. La Cina rimane un paese sottosviluppato, un peso industriale, culturale e tecnologico. Il suo potere non è nient'altro che un sogno irrealizzabile. E nonostante tutta la propaganda, Mao non ha dato nemmeno una ciotola di riso alla sua gente. Molti sono ancora affamati. Deng Xiaoping aspetta il suo momento per dare alla Cina un vero impulso. Hanno bisogno di lui. Ora che i suoi nemici sono caduti, è pronto a governare. Nel 1977 rimette in piedi il partito. Tutti i leader banditi dalla rivoluzione culturale tornano a casa. Con il loro sostegno, Deng Xiaoping raddoppia i suoi sforzi. E alla fine del 1978 le cose cominciano a funzionare. Nel giro di poche settimane, la Cina che Mao ha tenuto prigioniera per 30 anni si apre al mondo. Con loro stupore, i cinesi scoprono tutte le cose che si sono persi. Un'aria di libertà soffia attraverso l'intero paese. La Cina si sta scatenando. Poco a poco, l'abbondanza sostituisce la frugalità. Le merci per l'esportazione non sono ancora all'altezza, ma è soltanto l'inizio. Presto, l'ondata di liberalizzazione avviata da Deng Xiaoping darà energia a tutti. I giovani che fino ad ora sono stati duramente provati possono finalmente esprimersi. Maintenant, nous croyons à l'efficacité. Autrefois, nous étudions la politique, mais nous n'avons pas appris beaucoup de choses, en effet. Vous êtes content de l'ouverture de votre pays? Oui, bien sûr. Nous sommes très contents. Surtout pour nous sommes les étudiants qui apprennent la langue étrangère, n'est-ce pas? Est-ce qu'on aurait pu avoir une discussion comme ça il y a 2 ans? À ce moment-là? Non, c'est impossible. Maintenant, nous avons plus de liberté de parler tout ce que nous pensons, n'est-ce pas? C'est ça. En disant c'est impossible. Il y a 2 ans, c'est impossible. C'est impossible. I contadini si lasciano il collettivismo alle spalle. Sono incoraggiati a guadagnare, innovare ed esportare. La Cina può davvero diventare una potenza economica. Deng Xiaoping rifiuta una volta per tutte l'idea di fare affidamento solo sulle proprie forze e abbraccia felicemente i cambiamenti. Il nuovo capo di Stato, quello che chiamano il piccolo timoniere, va in America. Deng Xiaoping presenta la Cina come una terra promessa. 1 miliardo di lavoratori a basso costo, tutti desiderosi di allenarsi con tecniche moderne e assetati di consumismo. Lo zio Sam è molto interessato. L'apprendistato in Cina inizia nel 1979. Il paese non ha esperienza con gli affari, quindi Deng Xiaoping consente la costituzione delle prime società a capitale misto,
nelle quali i cinesi apprenderanno i dettagli del commercio internazionale. Molti hanno paura di offrire la Cina all'avidità straniera, ma Deng Xiaoping risponde: quando apri la finestra fai entrare l'aria e anche le zanzare. Dieci anni dopo, la Cina di Deng Xiaoping ha superato di gran lunga quella di Mao. Nel 1989 il ritratto di Mao si affaccia ancora su piazza Tiananmen, ma non impressiona le migliaia di studenti che protestano per la democrazia. La stampa estera è felice. Per la prima volta dal 1949 l'opposizione al regime è pubblica. È il prezzo che Deng Xiaoping deve pagare per l'apertura controllata che voleva, perché ha mantenuto le sue promesse. Nel giro di un decennio la Cina è stata trasformata. A due passi da piazza Tiananmen, la borsa è in piena espansione. Per mantenere felici i primi milionari cinesi spuntano i primi palazzi sontuosi, ma anche un po' insipidi. La Cina rossa è diventata ricca. La sua classe media è in costante crescita e le merci prodotte in Cina stanno conquistando il mondo. La Cina sta così diventando un laboratorio mondiale. Milioni di contadini stanno lasciando la campagna per tentare la fortuna in città, nella speranza di poter dare ai loro figli una vita migliore. La società tradizionale cinese è in via di estinzione. Anche il Partito Comunista Cinese sta cambiando. I compagni sostituiscono con gioia le loro giacche. Si passa da quelle a collare del periodo di Mao ai completi firmati. Si aspetta di essere riconosciuti come dei leader. Tutti sostengono Deng Xiaoping quando decide di inviare dei carri armati per schiacciare, letteralmente, i manifestanti in piazza Tiananmen. We make friends, sort of. Like it's killed me. In the policies. Sorry. There's no future. It is a black future for China. Mentre Mao nascondeva i suoi crimini, Deng Xiaoping li ostenta, ricevendo sguardi di disapprovazione dall'Occidente. Ha portato la Cina fuori dall'isolamento, ma vuole che il partito rimanga in carica. Questo paradosso sarà la sua eredità. Deng Xiaoping morì nel 1997, ma è su quell'eredità che la Cina ha costruito, al di là dei suoi sogni più sfrenati. Aprendo il paese, Deng Xiaoping ha scatenato una prodigiosa energia che ha spazzato via gli ideali e l'etica di Mao.
Oggi la Cina esporta ogni 6 ore lo stesso volume di merci che ha esportato in tutto il 1978. Attualmente è il riferimento per la ricerca tecnologica d'avanguardia. Mai una nazione aveva conosciuto una crescita così grande in soli 3 decenni. E i cinesi stessi ne hanno avuto beneficio. I piaceri e i vizi del consumismo non hanno più alcun segreto per loro. La Cina è diventata il banchiere e il finanziere di tutto il mondo, ma conserva ancora il volto di Mao sulle proprie banconote. Il suo ritratto domina ancora piazza Tiananmen, ma i leader del partito attuale raramente evocano la sua memoria. La frase «economia socialista di mercato» è entrata nella Costituzione. Ma la Cina è diventata una potenza capitalista e adesso ha molta influenza. Questo paradosso lo dobbiamo interamente a Deng Xiaoping. Mao giurò che avrebbe portato la Cina tra le grandi potenze mondiali. Ma fu Deng Xiaoping a mantenere quella promessa.